Un saluto a tutti. Oggi vorrei parlare della provincia di Brescia, la provincia più bella del mondo. Eh sì, perché noi a Brescia abbiamo davvero tutto. Laghi, Lago di Garda, Lago di Iseo, Lago d'Idro, valli, Val Camonica, Val Trompia, Val Sabbia, montagne. Una cifra, non le so, però una cifra. E non le so! Alcuni monumenti e siti sono patrimonio dell'umanità. Siamo la patria delle mille miglia, la corsa più bella del mondo. Siamo la terra del vino di Franciacorta, del Garda Classico, del Lugana, del Botticino. Ah, a Botticino c'è anche il marmo di Botticino. La terra dello spiedo, del manzo all'olio. Finkalfuren, Os de Stomach, Caso 6 di Barbariga. No, la battuta su Barbariga no, dai. Ti piace il caldo? A Brescia d'estate fa stracaldo. Ti piace il freddo? A Brescia d'inverno fa strafreddo. Ti piace il tiepido? Vabbè, ci sono dei giorni che c'è tiepido, tipo ad aprile. Insomma, una terra ricchissima. Eppure, quando viaggi e dici che sei di Brescia, l'unica cosa che ti senti dire è: ah, Brescia? Pota, pota, pota. Pota chi? Cioè, bisogna sapere giustamente che cosa vuol dire pota. Allora, spieghiamo un po' alcuni dei molteplici significati che pota può acquisire, soprattutto se unito ad altri intercalari, e applichiamoli al mondo del lavoro. Scelta non casuale, perché la provincia di Brescia è terra di grande lavoro. Lavoro duro, lavoro manuale. Sì, perché a Brescia il lavoro è quello manuale. A Brescia, tipo il fotografo, quello che fa le foto per i giornali, non è un lavoro. Figurati il DJ. Ci avvarremo. Ci avvarremo è giusto, è ignorante. Ci avvarremo di due personaggi di fantasia per applicare pota ad ipotetiche situazioni lavorative. Valerio, professione in bianchino, gran lavoratore, super onesto, padre di 5 gemelle femmine di 16 anni, strafighe e grandissime. Sì, certo. E Venanzio, ex in bianchino arricchito, che adesso se la tira, si è comprato il SUV e passa del lavoro a Valerio. Situazione A. Valerio, anche il geometra, mi ha detto che sei arrivato tardi stamattina in cantiere. Pota! Ecco, in questo caso pota significa: sì, effettivamente potrei essere accusato di un piccolo ritardo, del quale mi assumo la totale responsabilità. Situazione B. Valerio, anche il geometra, mi ha detto che sei arrivato tardi stamattina in cantiere. Pota casso! Se unito a casso, pota può significare: ci sono stati dei fattori esterni che hanno determinato il mio arrivo in ritardo e quindi non mi assumo la totale responsabilità. Situazione C. Valerio, anche il geometra, mi ha detto che sei arrivato tardi stamattina in cantiere. Pota casso figa! In questi casi in cui pota è seguito dalla comunicazione tra i due sessi, il significato è: il cantiere è distante da raggiungere e la strada spesso è molto trafficata. Non mi assumo la responsabilità. Situazione D. Valerio, anche il geometra, mi ha detto che sei arrivato tardi stamattina in cantiere. Pota casso figa anche là! In questo ultimo esempio il significato potrebbe essere: No, anche il caso Keta, spiegami la situazione quella che lei. Che me, ma sono rompiti i coglioni dell'ora per il Venanzio, perché lui fa presto. Siccome lui fa un cazzo dalla mattina alla sera, non ciappa un appuntamento, gira a Tremosine la mattina, a Bergen dopo Isna. Tanto lui la sta là a bambana e me non fa un culo, se fa la figura del babà un giro. Venanzio, è un culo! Pota.